Sono sempre entrato in scena con la mia musica, credetemi, entrare con le mie parole mi rimane molto difficile. Buonasera. È facile amare la musica e quindi anche mio padre amava la musica. Suonava in una banda e questo è mio padre, quello che suona, quello strumento là che lui chiamava la conigliola, ma poi ho scoperto che in tutta la Toscana lo chiamavano la conigliola, alias flicorno contralto in mi bemolle. Poi in rilievo anche il nonno materno, il padre paterno, logicamente. E il nonno materno che una volta un paesano mi chiese: "Ma chi sono i tuoi familiari? Chi è tuo nonno? Dino Bindi? Ma chi è un immigrato?" "No, no, quello sono i tamburi della banda." "Ah, il tamburino, lo conoscevano tutti solo col nome tamburino." E mio babbo, che amava la musica, tutte le mattine alle 6:20 faceva il calzolaio, veniva in camera mia, mi portava una tazza di caffè latte e una radio alle 6:20 con una trasmissione radiofonica che si chiamava Forte Fortissimo, qualcuno di voi se la ricorderà, dove trasmettevano principalmente musica sinfonica e musica cameristica. Una bella violenza. L'altra violenza è quella di avermi iscritto al conservatorio e quindi sono andato al conservatorio e come tutti i ragazzi che escono dal conservatorio poi vanno a suonare in orchestra. La mia prima apparizione in orchestra, come secondo clarinetto, l'ho fatta in quest'opera bellissima di Leoncavallo, I Pagliacci. Chi insomma conosce un po' il mondo dell'opera lirica è un mondo molto particolare. Mi ricordo che a una delle prime recite il baritono esce cioè l'opera è così, esce dal palco, dal sipario, e racconta, è il prologo, racconta insomma quello che succederà, l'atmosfera di tutto il brano, che è una storia vera che Leoncavallo ha vissuto in Calabria, dove era trasferito insieme a suo padre, che era un medico. Insomma, questo baritono, mi sembra, eravamo a San Gimignano, esce, canta quest'aria, era veramente scarso. Il pubblico iniziò a fischiare terribilmente e lui uscì dal sipario, calmò il pubblico e disse: "Fiscate me, sentirete il tenore dopo." E quindi ci fu una zuffa. Questa è stata una delle prime apparizioni insomma, nell'opera lirica. E insomma, fino a 31 anni non ero così felice di vivere nel mondo della musica. Fintanto ho incontrato quasi casualmente la Materiali Sonori, il produttore Giampiero Bigazzi con il fratello Arlo Bigazzi, il quale mi propose di lavorare un CD su musica di Nino Rota e dovevamo arrangiare dei brani di Nino Rota e lui mi disse: "Bisognerebbe scrivere un brano per iniziare il CD." Disse: "Guarda, io musica, 31 anni, non l'ho mai scritta, era suonare Pagliacci fino a 2 giorni fa, bisogna scriverla." La sera avevo già scritto un brano io, cioè, e da allora non ho più smesso di scrivere musica. Cioè, tutti i giorni mi alzo, invece di prendere il caffè latte e ascoltare Forte Fortissimo, scrivo musica. E quindi ho iniziato. Questo brano si chiama Buongiorno Nino, è il primo brano del CD dedicato a Nino Rota e oggi è stampato in Giappone, in Francia, in Messico e in Italia. Quindi diciamo che ho conosciuto con Giampiero Bigazzi, con Armonia Ensemble, un mondo totalmente diverso da quello che conoscevo io. Ho conosciuto ambiti musicali totalmente diversi, musicisti estremi, insomma, e quindi ho iniziato a comporre magari con tutte questi stimoli che venivano dall'esterno. Logicamente non pensavo solo a comporre per comporre, avevo bisogno di un gruppo mio, di crearmi un gruppo, e perché ero un gruppo avevo bisogno di varie opportunità. Comunque, questo cronologicamente è un avvenimento che esce un po', però volevo ricordare questa grande amicizia con Carlo Monni. E con lui, Arlo e Giampiero, abbiamo fatto più di 100 spettacoli in Italia sulla poesia dedicata a Campana.
cronologicamente questo è un po' fuori, ma è comunque parallelo a questo desiderio e questa voglia di scrivere. Quindi questo non è il presepe, ma è, anche se siamo un tema, è un paese qua dell'Aretino, si chiama Loro Ciuffenna. E in questo paese io ho proposto un laboratorio perché avevo bisogno di crearmi un gruppo per eseguire la mia musica, perché se uno scrive musica e nessuno la suona, insomma, cioè, che serve? Non serve a poco, insomma. Quindi, cosa è successo? Che, vedete, questa, noi quattro, la presidente, questo sindaco, io che sembra altissimo, come mai, e Garibaldi anche, c'è anche lui. Insomma, noi quattro si è detto, va bene, allora Ciuffenna si può fare, diciamo, questo laboratorio. E cosa è successo? Che ora tocca a voi, inizio una lezioncina, la prima lezione che ho fatto a Loro Ciuffenna, va bene? Allora, io faccio una domanda ora, però lo so che voi siete un pubblico, siete bravissimi, qualcuno dica anche qualche bischerata, se no mi viene mai troppo difficile. Quindi io, la domanda è questa: dove vive la musica? Uno sui treno? Però questa è buona, cioè. Questa va già bene. Un'altra, cioè, che a volte dico nel cuore, nel cuore, chi l'ha detto nel cuore? Perfetto, quello volevo. Quindi nel cuore, nella mente. No, la musica vive nel, ora lo potete dire? No, nel tempo. La musica vive nel tempo, va bene? Però perché la musica possa essere scritta, possa essere elaborata nel tempo, cioè, diventa complesso, diventa difficile. Quindi facciamo una relazione spazio-tempo. Quindi questo spazio, io l'avevo chiesto un po' più grosso la lavagna, questo spazio diventa per noi tempo. Quindi questo spazio come fa a diventare tempo? Con la velocità. Io percorro e questo spazio diventa tempo. Va bene? Facciamo che noi ora siamo tutti vicini a un fiume. Quindi io faccio un segno. E questo può essere un fiume. È giusto fare un segno così? Sì, perché se siamo vicini a un fiume, il fiume si sente per tutto il tempo. Come si fa a fare il fiume? Lo dovete fare voi? Così. Provate, provate. No, fermi insieme a me. Fermi. Mettiamo che questo spazio sia 15 secondi, va bene? Quindi è abbastanza facile gestirlo, insomma, muoversi in questo spazio all'incirca per 5 secondi mi rimane abbastanza facile, va bene? Quindi proviamo. Perfetto, va bene, fino a fondo, e ci siamo. Benissimo. Poi a un certo punto inizia a piovere, va bene? Come si fa a fare la pioggia? Prendete due dita e battetelo sul palmo della mano, piano piano. Senti, sembra piove. Basta. Facciamolo insieme. Quindi avete a disposizione la bocca e poi questo. Proviamo. Via. No? No, chi sbaglia, ragazzi? Cioè, e quando si arriva la pioggia bisogna fare la pioggia, non c'è il segno. Ancora, proviamo. Bene. No, ragazzi, scusate. Cioè, qui c'è la pioggia? Cioè, in prima fila poi sbaglia, proprio. Cioè, io quando ero a scuola mi mettevo sempre in fondo perché sapevo di... Quindi qua non c'è la pioggia, non suoniamo, va bene? Da capo, via. Fantastico, bravissimi. Ora abbiamo a disposizione i piedi, va bene? Quindi facciamo finta che arrivano dei cacciatori e si danno con i piedi. Provate senza sfondare il teatro. Proviamo. I piedi sono qua, sono quattro colpi. Via. Perfetto, abbiamo fatto musica, questa è musica, va bene? Allora, questa era la prima lezione di musica. La seconda lezione, com'è? È questa, che entrano degli strumentisti con degli strumenti, si danno degli strumenti, va bene? Lo vedete qua la partitura?
Quindi la prima lezione, la seconda, si affidano al clarinetto, si affida il fiume. La, si, do, re, si, do, re, si, do, re, la. Sol minore, flauto, pop, pop. E voi un la. Pom, basta. Proviamo, silenzio. Allora vediamo quello che abbiamo fatto con degli strumenti umani e questo, strumenti fatti dall'uomo e suonati dall'uomo. Via. Seconda lezione. Allora, qua il tempo è aleatorio, cioè io vado un po' a caso, magari sono 15 secondi, però magari no. Qua invece il tempo diventa un tempo, ma questo archetto va bene, diventa un po', diventa più preciso. Allora, questi sono, si conta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ogni volta c'è la X, battete la mano. Se io sto fermo qua, cia, cia, cia. Quindi dentro di noi bisognava, silenzio dentro la nostra mente, facciamo un, un. Allora, qui si batte solamente l'uno, qua si batte l'uno e il due, qua si batte l'uno, due e tre, qua si batte l'uno, due e tre e quattro, va bene? Proviamo a farlo. Un, due, tre, quattro. Facile, no? E come vediamo un po' com'è questa musica? Proviamo allora con siete pronti? Ha detto uno, quante ce n'è? Sono la metà perché vai, pronti? Allora iniziate voi, io batto qua, io faccio 1, 2, 3, 4 e voi fate questo, bene? Pronti? 1, 2, 3, 4. Spostatevi un po' dalle slide. Bene, grazie. Quindi fate queste lezioni e fate il gruppo, noi ad esempio, vedete? Poi, sono tutti bambini di loro che suonano. Si sente? Ve lo dico io dopo. Allora, come avete visto, in questo video sono tutti bambini di Loro sul Fenno, delle scuole, perché si fa questo progetto insieme a Garibaldi, sindaco e Velleda. E questi ragazzi, io lo faccio da 20 anni questo progetto,
Pensate, per Natale chiedono uno strumento, sono malati, e per così, piccinini, chiedono uno strumento musicale e tutti suonano, insomma. E logicamente loro sono tutti venuti da questa... il primo alunno è stato lui. Questo sembra un ometto innocuo, guardate, c'ha degli occhini vispi, terribili. Va bene, a questo punto cosa ha detto Giordano? Ha detto che, cioè, lui era un ragazzino come questo, veramente me lo ricordo, ora è un ingegnere, però continua a venire a suonare, e ha imparato e apprezzato lo strumento con questo progetto, insomma, sempre lo stesso di Garibaldi. Va bene? Si va avanti. Momento importante, abbiamo fatto questo incontro bellissimo fra una banda di macedoni, di zingari macedoni, e la nostra banda. Cos'è successo? Che io, Giampiero mi disse, facciamo un disco insieme a questo gruppo. Io ho scritto tanta musica, sono andato a Roma a portare questa musica, e il loro direttore guardò lo spartito all'incontrario, facendo anche degli apprezzamenti. Quindi nessuno leggeva la musica, e cosa ho dovuto fare? Ho dovuto far suonare questa musica alla banda, loro hanno ascoltato e poi hanno riprodotto, e è nato questo CD Ulixes. Però ci siamo accorti di avere un materiale fantastico per la banda, e abbiamo fatto un CD con la nostra banda. Con questo CD sono successe delle cose bellissime. Bernardo, ora sono laureato in scienze forestali, però anch'io ho iniziato a suonare lo strumento, insomma a appassionarmi a questa cosa, grazie al progetto di Oreo, alle scuole medie. Allora, di Garibaldi. Di Garibaldi, sì. Insomma. E una sera, appunto, dopo qualche anno che suonavo in banda, ero sul divano con la mia nonna a fare zapping alla televisione, e dopo un po' gira, non c'era mai nulla. Sento questa musica a Rai 2, e dico, ma questa è la musica della banda, cioè, che insomma, meravigliativo, che a telefonare a tutti, oh, c'è la musica della banda a Rai 2, e l'avevano scelta per questo programma, Excalibur, che però poi purtroppo è durato 3 puntate, però è stata una bella, per noi una bella soddisfazione lo stesso. Beh, questa è un'altra dimostrazione di quanto quel CD è stato importante per noi. Questa è una delle bande più preparate al mondo, sono tutti professionisti, è la banda reale del Belgio, e durante una serata di gala hanno fatto tutto un programma Verdi, Bellini, e chiesero, cioè tutti musicisti morti, ma italiani, e chiesero un brano a me per inserire un brano contemporaneo in questa serata di gara. Si è fatto questo montaggio dove io vedi c'è saluto, si fa finta un effetto in cielo, va bene, no scherzi, certo. Queste sono tutte le nostre collaborazioni, sono cose importanti per una banda. Noi siamo una banda di un paese, vi ricordate il presepe, no? Siamo la banda di un piccolo e abbiamo fatto tutte queste collaborazioni. Questo solo per capire quanto ambiti diversi poi possono un po' influenzare un po' tutti e far crescere. Siamo avanti. Ecco. Abbiamo sentito, io mi chiamo Giovanni Papini e sono un ex generale degli Alpini, e ora mi sono ridotto a suonare il trombone con Oreo. E qui eravamo
alla Leopolda di Firenze e abbiamo fatto un concerto con una bellissima banda di Santiago di Cuba, la banda municipale di Santiago di Cuba, gente che suonava meravigliosamente. C'era un pubblico di circa 5.000 persone e si vede che la nostra musica è piaciuta, perché a un certo punto si è sviluppata una grande bagarre, gente che saltava, gente che ballava, gente che urlava, un polverone terrificante. È stata veramente una serata meravigliosa da ricordare. Ecco, questa è una delle ultime collaborazioni. Alessandro, benvenuti. Abbiamo fatto Strano d'impiegato di Travisto di André. Passiamo al Del Verme, dal Verme di Milano. Buonasera a tutti. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Buonasera a tutti, io mi chiamo Velleda Camiciotti e sono la presidente della Filarmonica. Durante questo concerto a Milano mi sono segnata alcune cose. Sono rimasta per sistemare alcune faccende burocratiche e la mattina seguente ho letto sul Corriere della Sera queste parole. La Filarmonica Giuseppe Verdi di Loro Scioffenna, nell'Aretino, diretta dal clarinettista e compositore Orio Dori, ha fatto centro con una performance potente, visionaria, musicalmente impeccabile. La nostra presidente. Siamo alla fine. L'ultima, diciamo, ciliegina o per noi, insomma, Davide Ferrario, che è un regista molto attento alle musiche, ha preso un nostro brano per commentare una scena molto importante del film. In Ungheria, malgrado i nomi impossibili, ci sentivamo ormai in Europa, sotto l'ala di una civiltà che era la nostra, a riparo da allarmanti apparizioni quali quella del cammello in Moldavia. Oh!